Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Giro di Vino. Ritorniamo nella nostra Sicilia. L'altra volta abbiamo parlato di un vino etneo, questa volta ci spostiamo come zona e andiamo nel Ragusano per parlare del Cerasuolo di Vittoria. È l'unica DOCG presente sull'isola. L'azienda produttrice in questo caso è un'azienda agricola che è Manenti, di Guglielmo Manenti. Cosa possiamo dire? È così che mi ha, diciamo, in parte preso, coinvolto. È un po' la storia di come delle persone, quando sono figlie della terra, figli di contadini, ritornino alle origini. Dico questo perché Guglielmo Manenti è un ingegnere aeronautico e invece, pur facendo questa attività, è voluto ritornare alla madre terra e quindi ha iniziato a produrre, ad essere un vignaiolo e a produrre dei vini. Nella sua attività produce, ci sono tre tipologie, la DOC Nero d'Avola, la DOC Frappato e la DOCG Cerasuolo di Vittoria, che è quella che noi adesso andiamo ad assaggiare, a cercare di conoscere. E sono sincero, per me è una novità, non ho mai avuto modo di conoscere questo vino, per cui lo stiamo scoprendo un pochino tutti quanti insieme ed è un'avventura, insomma, come al solito. Lo andiamo sempre a sentire al naso e immediatamente, come indica il nome stesso, porta subito alle sensazioni della ciliegia, alla confettura di ciliegia, alla frutta rossa, mirtilli, gelsomino, ma soprattutto ciliegia. Bello, intenso, con delle sensazioni anche di leggermente speziate di pepe, ma proprio molto molto leggere, sono delle sfumature, dovute soprattutto alla componente del nero d'Avola come vitigno. Come sempre dico, quando noi assaggiamo un vino, dobbiamo cercare di far sì che tutto il cavo orale venga coinvolto per poterne apprezzare e sentire tutte le caratteristiche del vino stesso. E noi appunto sentiamo questa bella sensazione fruttata, dolce, come abbiamo detto, questa corrispondenza della ciliegia che viene anche in bocca, no? Di confettura, di questa sensazione dolce, per poi piano piano lasciare spazio a un finale, a una forza bella sapida e fresca. Un vino che si sostiene, un vino dinamico, che ha questa, nella sua articolazione, in questo suo giocare tra frutta e acidità, la sua forza, la sua bellezza, il suo piacere intrigante che ci coinvolge continuamente nuovamente ad assaggiarlo e poterne godere dei frutti. Cos'altro possiamo dire? Che, ecco, a differenza di altri cerasuolo che ho avuto modo di assaggiare, io in questo trovo delle componenti un pochino più, diciamo, un pochino più austere, un vino più un po' più asciutto. Si sente che vi è una fermentazione spontanea, si sente anche la mano dell'enologo che è Salvo Foti, colui che ha creato il consorzio Vignieri, e ha creato appunto questa squadra di operai, di ragazzi, di persone che lavorano in vigna e ha coinvolto diverse aziende, tra le quali appunto questa di Guglielmo Manenti, che si avvale e infatti fa parte del consorzio dei vignieri. Come al solito io mi diverto poi a lasciarvi con degli abbinamenti musicali, anche se stavolta non ho portato, diciamo così, per mia dimenticanza, il disco da farvi vedere. Io ho pensato, l'ho associato immediatamente, ovviamente, per me ovviamente, a dei musicisti, dei jazzisti contemporanei della zona della Sicilia, o a Gianni Gebbia, questo polistrumentista sassofonista, oppure anche al grande compositore e arrangiatore Stefano Maltese. E io con queste piccole annotazioni vi saluto e
con un brindisi, ci vediamo alla prossima occasione. Grazie.